Ma sbaglio o me la ricordavo diversa? Chiedo per un amico, non vorrei mai che... Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video dello Sguarnista insieme a Katie. E insieme andiamo a montare la nuova Katie per il 2021. Lo so, andiamo con calmissima perché avrete mille domande da chiedervi. Come è andata l'operazione, come stai? Perché non hai cambiato moto nel frattempo a media di 6 mesi? Perché hai tolto le grafiche da Katie, dato che comunque era abbastanza carina e sono il primo a dirlo che era abbastanza carina. All'interno del video sarà solo una transizione. Arriveranno le grafiche nuove da montare, vi farò vedere come montarle e vi farò vedere il risultato finale. Tutta questa parte della moto è ancora come se fosse originale, mentre dall'altra parte è ancora graficata con le vecchie grafiche. Per quanto riguarda l'operazione, per chi non lo sapesse, ho fatto un'operazione al coccige e sto bene. A breve dovrei uscirne fuori, anzi quando vedrete il video sicuramente ne sarà uscito fuori. Almeno speriamo. Diciamo che è stato abbastanza difficile, ma ora siamo ancora più pronti per fare viaggi ancora più lunghi nel 2021, sempre se sto COVID non ci chiude dentro in casa. Volevo già ora ringraziare anche i miei amici che per il compleanno mi hanno regalato i paratacchi della CNC Racing. Grazie. Fate queste premesse, siamo pronti per spacchettare i primi pezzi perché aveva bisogno di un look nuovo e quindi le abbiamo comprato le grafiche. Aveva bisogno di qualcosa di veramente tamarro per fare in modo di farsi riconoscere, anche se in realtà si fa già riconoscere con solo le grafiche, e le abbiamo comprato e dopo andiamo a vedere. E infine mi mancava qualcosa che tutte le Ducati hanno, o lucido o opaco, dipende un po' dal gusto del proprietario, ma praticamente tutte le Ducati non possono non avere, e Maxi Carbon fa alla perfezione. Andiamo a vedere. Ovviamente non fanno solo pezzi in carbonio per la 950 o per qualche Ducati, fanno pezzi per tantissime moto, persino KTM. Quindi qualunque moto avete vi consiglio di dare un occhio, trovate tutti i link in descrizione. Parafango posteriore dell'iper, trama naturalmente opaca perché sulla Ducati la trama è obbligatoriamente opaca. È praticamente identico all'originale ma in carbonio, e non serve neanche dirlo, non pesa praticamente nulla. Secondo pezzo, un attimino più piccolino ma comunque sempre stupendo. Questo è il blocchetto chiave tutto in carbonio, e secondo me questo pezzo insieme ad un altro che vi farò adesso vedere sono molto pericolosi perché sono sempre sotto gli occhi e di conseguenza si va sempre a guardare come sono, quanto sono belli, e di conseguenza ci si distrae. Sono abbastanza pericolosi, sì, effettivamente sì. Questo è il pezzo, se non sbaglio, sì, è lui, di protezione. È un pezzo che secondo me è buona cosa avere, perché appunto la protezione fa sempre bene alla moto. Come forcellone, quindi naturalmente non vi prendo tutto il forcellone perché sarebbe una cosa abbastanza impossibile, però sempre trama opaca e insieme al parafango posteriore è la fine del mondo. Andiamo con l'ultimo ed eccolo qui. Anche questo pezzo è abbastanza pericoloso perché è sempre sott'occhio, quindi si va sempre a guardare. Cover serbatoio, ed eccola qui. Fissaggi come gli originali, spostiamo solo i gommini dal pezzo originale in plastica a quello in carbonio e si può montare tranquillamente. Per il resto, eccolo qui. Sempre naturalmente leggerezza top, carbonio top, andiamo a montare il tutto. Quindi andiamo a rimuovere la nostra sella con la chiave che ci dà direttamente Ducati, con la moto, trachete, e ce le teniamo in tasca. Passiamo sulla parte davanti della sella, stacchiamo i due gancetti e la rimuoviamo. Prendiamo una brugola del 4, rimuoviamo le due viti che tengono fermo il lacco per serbatoio e trachete. Il blocchetto chiave è più o meno la stessa identica cosa, quindi rimuoviamo le due viti che tengono il blocchetto chiave ed eccolo qui. Sostituiamo tutte e due con i pezzi in carbonio. Perfetto, gommini messi, è stato veramente semplice. Ok, possiamo posizionare il tutto. Perfetto. Montiamo la nostra sella come la prima. Ecco qua, spingiamo i due pin, perfetto. Adesso arriva la parte un attimino più complicata, cioè dovremmo mettere appunto la cover forcellone. Io per sicurezza gli metterò all'interno, anche se non c'è bisogno, una spugna protettiva adesiva in modo tale che con le vibrazioni non mi segnerà il forcellone. È una cosa esclusivamente mia, ma la sicurezza non è mai troppa. Ragazzi, siamo riusciti a montare la cover forcellone che dà veramente un altro look alla moto. Abbiamo avuto un unico problema: praticamente la cover forcellone è bloccata da tre semplici viti. Le due viti primarie, quindi una, quella dietro al paratacchi, e quella sotto che tiene la guaina,
che tiene a sua volta i tubi e i cavi per l'ABS e il freno posteriore della ruota posteriore, nessun problema. Quando siamo andati qua sotto, ho trovato che la vite originale era un pochino corta, quindi ho deciso di prendere un'altra vite un attimino più lunga, sempre a brugola, e di sostituirla. Adesso però arriva la parte più difficile, cioè il parafango posteriore. Perché dico difficile? Perché innanzitutto è tutto bloccato col freno a filetti ed è una cosa veramente impossibile. Abbiamo smontato una vite che era qua sotto, una vite che era dall'altra parte, e comunque sono ben visibili. L'unica vite che ci rimane è quella dietro incastrata. Proverò a smontare il tutto con una brugoletta tagliata, dato che si incastra appena appena qua dietro. Quindi la scelta migliore sarebbe quella di togliere la gomma, ma siccome ancora non ho la bussola, devo comprarla prima. In ogni caso proviamo, nella transizione dopo vi spiego cosa è successo. Olè, ultima vite tolta, è stata una sudata unica. Ed ecco qua il nostro parafango, cerchiamo di rimontare quello in carbonio. Ed eccolo qui, parafango tutto bello in carbonio, straleggero. Allora, solo ad appoggiarlo, l'accoppiata tra carbonio del cover forcellone e carbonio, questo qua è spettacolare. Sì, lo so, avete ragione, non ho voluto smontare a tutti i costi la gomma posteriore, ho voluto far di testa mia, mi sono tutto incastrato all'interno della gomma del parafango posteriore, ma siamo riusciti comunque a montarlo. Riassumendo tutto, abbiamo una cover serbatoio con blocchetto chiave completamente in carbonio, e come ha detto il ragazzo, sì, sono veramente pericolosi, perché una volta in sella si guarda più il carbonio che la strada, bisogna stare veramente attenti e concentrati. Per quanto riguarda il posteriore, ho deciso di prendere un parafango posteriore in carbonio con la cover forcellone completamente in carbonio, ed è il mio pezzo preferito, più che altro perché oltre ad essere bellissimo e dare completamente un nuovo look alla moto, riesce anche a proteggere la parte più esposta del forcellone. E capite benissimo che un pezzo in carbonio può avere un certo costo, ma il forcellone in sé, se viene rovinato, diciamo che è un'altra cifra. E mentre ovviamente stavo registrando l'ultima parte del video, indovinate cosa è arrivato? Le granichelle! Mi sono rivolto di nuovo a Decalmoto per le sue grafiche, perché mi erano piaciute tantissimo ed erano stra semplici da montare. Questa volta non ho preso un modello standard, ma ho deciso di farle completamente personalizzate, come potete vedere, tipo anche solo la mascherina con il mio logo, o se no altrimenti i fianchetti sempre con il mio logo. A questo giro tra l'altro mi sono fatto fare le protezioni del radiatore con gli sponsor, quindi Xeco, Sprint Filter, SC Project, Maxi Carbon. E poi ragazzi, e poi finisce così il primo episodio di modifiche per Katie. Avete ragione, lo so, avete completamente ragione. Finisco i video sempre nel momento peggiore. Ma non vi preoccupate, Katie l'avete già vista nel video presentazione, ma piano piano col secondo episodio andremo a modificare Katie fino ad arrivare alla Katie 2021. Ovviamente le modifiche non sono finite qui, anche perché il detto dice sempre che l'ultima modifica non esiste. Quindi vi consiglio di seguirmi su Instagram, su Telegram e praticamente dovunque, su qualunque social, trovate tutti i link in descrizione. Lasciate un bel mi piace al video, condividete, e noi ci vediamo settimana prossima per il secondo episodio delle modifiche di Katie.